bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiudea e ragazzi, oramai sono già passate più di 24 ore dall'update 4.4 che abbiamo visto introdurre nel nostro Fortnite un sacco di cose interessantissime, modifiche alla mappa, addirittura una location nuova. Abbiamo visto anche finalmente rivelata la skin dello spaccatutto, abbiamo visto i nuovi LED su carburo, insomma ci sono veramente un sacco di elementi che continuano a farci credere che Fortnite e che gli sviluppatori di Fortnite tengano talmente tanto a questo gioco che rimarrà ancora per un bel po' sulla cresta dell'onda. Come avete già visto sicuramente nel video, ragazzi, nei video di ieri abbiamo svelato le nuove skin del deltaplano, del piccone, le nuove skin proprio, e come sapete ci saranno tanti elementi che ricondurranno a, diciamo, una specie di disastro chimico, perché abbiamo visto la skin del tipo con la maschera antigas, ma abbiamo anche visto alcune skin relative ai dinosauri, un argomento di cui si parlava una o due settimane fa, che potrebbe essere parte della nuova trama della stagione 5. Abbiamo anche visto come lo spaccatutto in realtà è il cattivo, mentre tutti noi pensavamo che fosse Omega o Carbuce. All'inizio si pensava che era Carburo, poi si pensava che era Omega, invece sembrerebbe che collaborino assieme contro lo spaccatutto. Comunque ragazzi, un'altra cosa molto molto carina che, vi ripeto nuovamente, hanno fatto quelli di Epic Games è stato appunto concedere parte finale di questa stagione ai mondiali di calcio, a questo evento calcistico ovviamente che si guarderà in tutto il mondo. Non a caso nella settimana numero 7 troveremo ad esempio una missione dove dovremo fare gol in porte diverse. Non a caso abbiamo visto che è stato inserito il campo da calcio. Non a caso adesso vedrete ragazzi i nuovi palletti che arriveranno in questi giorni, insieme, diciamo, a tutte le nuove skin, i nuovi picconi, a tutte le nuove cose che ancora non abbiamo visto. Non perdiamoci in cisafrulli ragazzi, andiamo subito a vedere i quattro nuovi balli che presto arriveranno su Fortnite. Questo è il primo, si chiama Banner, no, si chiama Red Card, cartellino rosso prepotente, così per chi non avesse colto. Così, mega cattivo. Numero 2. Il pianto di un bambino. Ma perché? Eccola. La nuova skill, Kickups. Guardalo qua, guardalo. Tra l'altro ci sono anche delle news molto molto interessanti, ragazzi, che adesso vi dirò alla fine di questi balletti. E l'ultimo, l'unico epico, raga, il Pop Lock. Carino, eh? Insomma ragazzi, questi erano i nuovi balletti che troveremo su Fortnite nei prossimi giorni. Un piccolo appunto: avete visto ragazzi il balletto numero 3 dove c'era il calciatore, diciamo la skin sembra del bombarolo lucente maschile con la divisa da calciatore? Beh ragazzi, c'è e ci sarà la possibilità di modificare la skin della maglietta con la propria nazionale di calcio. È stato rilasciato un leaks dai dataminer che fa vedere come siano già pronte tutte le skin delle magliette dei paesi partecipanti ai mondiali, ma hanno comunque inserito anche la maglietta dell'Italia. Quindi se volete avere proprio
lo spirito nazionale calcistico, beh ragazzi, quella è la skin che fa per voi, con tanto di maglietta della nazionale. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando, un bel like, soprattutto raga, iscrivetevi al canale perché qui le notizie sono palpabili, sono belle fresche raga, sono belle fresche. Noi ci vediamo in live, ciao!